Ehi, ehi, non mi risponde. Subito vedo un attimino se ci sono attività cardiorespiratorie. Quindi non respira, non sento che esce dell'aria, questa persona è in arresto cardiaco. La prima cosa che faccio, se sono solo, subito il cellulare, viva voce, e chiamare i soccorsi. Dopodiché, se c'è qualche persona attorno, subito la prima cosa che si deve fare, cercare un defibrillatore. E comincio a massaggiare. Devo scendere per 5 centimetri, contare fino a 30 in alta voce. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo le cose con calma, massaggiamo con calma e insuffiamo con calma. Sarebbero due massaggi al secondo. Rimuovere le placche dall'involucro e applicarle sul torace nudo del paziente. Non toccare il paziente. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Shock somministrato. Adesso è sicuro toccare il paziente. Questo è un defibrillatore semiautomatico. Quello che troviamo comunque nelle piazze, quello che possiamo usare tutti quanti, è defibrillatore semiautomatico. Quindi è giusto divulgare comunque la cultura del defibrillatore perché è importantissimo. Avete mai visto un'operazione del genere? Sì? Questo sarebbe un omicidio. Abbiamo dato delle piccole dimostrazioni per quanto riguarda alcune manovre di primo soccorso e per quanto riguarda le manovre appunto di BLS, BLSD, sull'adulto, pediatrico, sul lattante, le manovre di Hendrik e così via. Ci sono state persone che comunque hanno fatto delle domande abbastanza concrete, abbastanza importanti per quanto riguarda appunto alcune cose dove diciamo per loro erano scontate. Come dobbiamo fare? Quali sono le manovre? Spesso ci troviamo su persone che non sanno agire, vanno in panico e oggi diciamo che abbiamo dato un input a come effettuare questa manovra. Anche per quanto riguarda un adulto, già abbiamo detto che una persona che va in arresto cardiaco abbiamo dei tempi abbastanza ristretti, massimo siamo nei 5 minuti, in questi 5 minuti questa persona deve essere trattata. Sappiamo benissimo che una persona che va in arresto cardiaco in Calabria, se non viene trattata entro i primi 5 minuti, un'ambulanza comunque non arriverà mai prima dei 10 minuti. Quindi stiamo cercando un attimino di incentivare questa, diciamo, questa propaganda di fare dei corsi di BLS, BLSD per aumentare le probabilità di salvare delle vite umane. Allora, oggi abbiamo fatto veramente una giornata particolarmente fruttuosa a Gesa Ionica. Molto spesso si perdono vite perché facciamo male e si perdono vite perché non sappiamo fare. È importante che ci siano i defibrillatori in tutti i paesi e in più punti della città o dei quartieri, in maniera tale che entri fra 15-5 minuti il defibrillatore sia già attivo e in azione sul soggetto che ha perso conoscenza. Ci ha mostrato le manovre di Hendrik che servono a disostruire le vie aeree e soprattutto le vie aeree. E questo è molto importante per un semplice motivo, perché molte vite si perdono in casa, si perdono nei luoghi pubblici, ma si perdono soprattutto nei bambini, perché vengono fatte manovre incongrue, manovre addirittura che possono provocare la morte del piccolo. È utile apprenderle queste nozioni, è utile saperle, dobbiamo informarci di più, informiamoci meglio su questo che su altre cose, perché più sappiamo meglio ci salviamo la vita. Ci sono stati spazi informativi e di sensibilizzazione, in quanto è stata anche effettuata una simulazione di intervento di primo soccorso mediante le manovre specifiche e l'ausilio del defibrillatore. In particolare i nostri operatori sono stati impegnati ad illustrare in tre semplici mosse l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. È ovvio però che bisogna prima imparare le manovre di base per rendere efficace l'intervento in caso di necessità, in quanto questo può rendere ancora più sicure le nostre abitazioni e le nostre città in caso di emergenza. Io sono del parere che solo con la più ampia diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione
situazione è possibile garantire rapidità di intervento e poter quindi salvare una vita umana. Fondamentale dunque promuovere la massima sensibilizzazione su questo tema così importante e prendere parte come AS Viva alla Giornata Mondiale per il Cuore è un ulteriore momento di presenza sul territorio che intensifica la nostra quotidiana azione di aiuto dalle persone per migliorare la sicurezza e la qualità di vita della nostra comunità. Si è organizzato un momento importantissimo di sensibilizzazione e prevenzione circa un tema che è di primaria importanza. Oggi è stato un momento davvero formativo, grazie appunto all'organizzazione dell'Associazione Solidale Viva, ma a tutti i partner del progetto che hanno reso possibile l'evento. Come Comune di Gioiosa Ionica abbiamo dato certamente il patrocinio a questa iniziativa e continueremo a sostenere iniziative di questo tipo. Io ritengo che le associazioni come l'Associazione Solidale Viva, ma anche tutte le associazioni del terzo settore meritano di essere sostenute, perché in una logica di sussidiarietà e di solidarietà sono organizzazioni che possono e devono dare una mano per la crescita di una comunità.